E quindi tutto questo noi pensiamo che si debba fare, abbiamo imposto una piccola rinuncia agli aumenti a quei 3.600.000 impiegati pubblici che però, come tu hai ricordato, negli ultimi 20 anni hanno avuto un aumento dei loro stipendi che è stato quasi il doppio di quello ottenuto da coloro che hanno lavorato nel privato. E hanno dei vantaggi che chi lavora nel privato non ha. Sono sicuri di non essere messi in cassa di integrazione.